Riccardo Monti, questo è il momento di fare squadra e di puntare bene il dito sugli investimenti, su come utilizzarli per rilanciare ulteriormente, qualora ce ne fosse bisogno, ribadire la supremazia italiana in questo settore. Beh sì, non parlerei di supremazia, ma l'Italia ha un ruolo molto importante in tutti i programmi spaziali. La ministeriale ESA del 20 novembre sarà un passaggio decisivo per decidere quali grandi programmi avranno il supporto finanziario dell'Agenzia Spaziale Europea. L'Italia sta facendo un grande sforzo di presidio dei programmi più strategici e sta cercando anche di valorizzare il programma lanciatore Vega, che per noi è un programma centrale perché significa per l'Italia entrare dalla porta principale su una delle grandi gambe della scienza spaziale, dell'industria spaziale, che è il lanciatore. Quindi noi siamo fiduciosi, i prossimi investimenti saranno focalizzati su questi 3-4 grandi programmi e l'Italia deve ritagliarsi un ruolo centrale in questi programmi. Per quanto riguarda invece il panorama interno, la campagna secondo lei con quei punti di eccellenza come si deve organizzare per non perdere la sfida? Beh, la campagna ha sicuramente parecchie frecce al suo arco. In primis c'ha un buon sistema di formazione, lo spazio in primis ricerca, c'ha un apparato industriale molto presente. La sfida vera sarà utilizzando le presenze sia di Avio che del gruppo Finmeccanica, metterla a sistema col sistema della ricerca e valorizzare le eccellenze e le aree di ricerca specifiche. Quindi c'è molto a lavorare, probabilmente sul programma di osservazione della Terra e sul lanciatore Vega anche la campagna riuscirà a fare la sua parte.